Siamo qui oggi presso la Fondazione Credito Bergamasco all'inaugurazione della mostra Il volto austero della pittura, dove sono esposte molte delle opere di Mario Sironi, artista di fama internazionale. Ma ora andiamo a scoprire di cosa si tratta. Mario Sironi, pittore, scultore, scenografo e architetto, nasce a Sassari nel 1885 e vive in prima persona i drammi di entrambi i conflitti mondiali. Nell'atrio di Palazzo Kreberg sono presenti numerosi disegni e bozzetti preparatori, incluso un numero di tavole originali, che documentano la sua attività e permettono di seguire gli sviluppi della sua carriera. Una mostra che vuole ridare luce a questo grande artista e vuole riproporre anche un grande tema, che è quello della riconciliazione. Ora è giusto ridargli la visibilità che peraltro i grandi eventi contemplano già dagli anni Ottanta. Ha la possibilità e anche la capacità di essere protagonista, se non addirittura iniziatore, dei più importanti movimenti e tendenze artistiche che si sono succeduti nel XX secolo. E la mostra, a parte il divisionismo, li testimonia tutti, documenta le fasi più importanti della sua carriera artistica. Il titolo della mostra, Il volto austero della pittura, fa trasparire le emozioni provate da Sironi, che durante la sua vita ha sofferto di depressione. Le opere, infatti, sono caratterizzate da uno stile cupo e austero, presentato da effetti chiaroscuro, pennellate veloci e confuse, che fanno da filo conduttore nella maggior parte dei quadri qui esposti, come per esempio nel Lavoratore. Vediamo un Sironi privato e un Sironi pubblico. È un pittore che è in continua elaborazione delle novità stilistiche che avvengono sul piano europeo. La Fondazione Credito Bergamasco nella nostra città e nel nostro territorio ormai da molti anni promuove esperienze espositive di questa qualità, con un pittore dal segno molto potente, molto forte, molto suggestivo, dentro la sua personale ricerca umana. Speriamo che questo assaggio dell'universo artistico ed emozionale di Mario Sironi vi sia piaciuto e che io sia riuscita ad invogliarvi a venire alla mostra. La Fondazione Credito Bergamasco vi aspetta dal 3 al 31 maggio.